Terminata la fase a gironi, andiamo a vedere quelle che sono le 8 squadre classificate per i quarti di finale che si giocheranno il 13 e 15 maggio 2014. A punteggio pieno troviamo il Golgi e il Don Bosco. Quest'ultima è sia la migliore difesa con un solo gol subito che il miglior attacco, ben 30 i gol fatti nella fase a gironi. Il Golgi invece ha un altrettanto ottimo attacco, ma una difesa un po' più perforata, 5 sono i gol subiti nel girone A. Rivelazione, ma non per loro, è il Collegio Ghislieri, che ottiene il secondo posto nel girone A e affronterà quindi il Valla, che è arrivato terzo nel girone B. Le ultime due qualificate del gruppo A sono lo Spallanzani e il Cairoli, che tengono fuori dai quarti, sovvertendo qualunque tipo di pronostico, il Collegio Fraccaro, campioni nell'edizione dell'anno scorso. Il girone B si chiude all'ultima giornata con il Collegio Borromeo che vince sul Collegio Griziotti, portandosi quindi al secondo posto dietro il Don Bosco e tenendo fuori la squadra Amaranto a favore del Cardano, che si classifica a questo punto quarto e sfiderà il Don Bosco nella prima partita dei quarti di finale. Appuntamento quindi al 13 e al 15 maggio per i quarti di finale di questo trofeo dei collegi di calcio maschile.